non c'è nessuna vittoria e neanche... Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è sveglio e vigile. La prima richiesta rivolta ai sanitari è stata quella di poter indossare i suoi occhiali. Le sue condizioni ora sono giudicate stabili. Brugnaro è stato ricoverato ieri sera all'ospedale di Padova dopo essere stato colto dal malore mentre si trovava ad una cena con amici a Borgo Ricco. La direzione generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova ha reso noto che è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale in codice rosso alle 23, cosciente seppur provato da un evento acuto. Poco prima delle 4 del mattino, Brugnaro è stato trasferito in terapia intensiva per motivi prudenziali. Il leader di Coraggio Italia ha trascorso una notte tranquilla, ma i sanitari preferiscono rimanga ancora in osservazione mentre sono in corso una serie di accertamenti ed esami per appurare la natura del malore. La notizia del malore improvviso che ha colpito il nostro sindaco Luigi Brugnaro ci ha lasciato tutti sgomenti. Sono state ore di grandissima apprensione, fortunatamente però la situazione è in netto miglioramento, il sindaco è vigile, sveglio, seppur sotto osservazione. Forza Luigi, tutta la tua squadra e tutta la città ha bisogno di te e della tua energia. I migliori auguri di pronta guarigione a Luigi Brugnaro sono stati espressi dal presidente della regione Luca Zaia, che si è detto certo che la sua forza, la sua tempra e la sua determinazione lo aiuteranno a superare anche questo stop forzato. Un abbraccio all'amico Luigi Brugnaro è stato mandato via Twitter anche dal presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti. Un messaggio di auguri è arrivato anche dal segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella. Voglio dargli un grande in bocca al lupo e soprattutto un forte abbraccio perché possa guarire al più presto e ritornare nella battaglia politica così come ha sempre fatto. Quindi davvero un augurio di pronta guarigione. Auguri di pronta guarigione sono arrivati anche dal gruppo consiliare del Partito Democratico Veneto e dalla segreteria comunale del gruppo consiliare del PD veneziano e dai gruppi del Movimento 5 Stelle. Un grande abbraccio in bocca al lupo è stato espresso in un post su Facebook anche dal senatore veneziano Andrea Ferrazzi, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Ambiente.